Sì, Giovanni, buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno a te. Le previsioni prevedono un drastico calo delle temperature. In molte zone della Campania ci sarà anche un forte calo termico e si raggiungerà anche i 0 gradi. Tra l'altro dovremmo avere delle foto bellissime del Vesuvio imbiancato, finalmente imbiancato, soprattutto per gli amanti dello sci. Pare che anche nelle note strutture abruzzesi per lo sci sia arrivata la neve e stiano iniziando ad aprire gli impianti. Eccolo qua, il Vesuvio imbiancato questa mattina, quando c'era ancora un po' di cielo azzurro. È una foto proprio scattata alle prime luci del mattino. Guardate com'è bello, questo dovrebbe essere con i resti di Pompei, spettacolare, veramente bellissimo. Io penso che il panorama di Napoli con il Vesuvio imbiancato e quando c'è anche la fortuna di avere il Vesuvio imbiancato e il sole è il panorama più bello del mondo, che davvero nessuno può dire di Dovremmo averne avere anche un'altra migliori. immagine, prego la regia di mostrarla. Eccola là, Esatto, questa è eccola là. da Napoli Questa è proprio, da proprio Posillipo dovrebbe bellissima, essere. io lo definisco il panorama perfetto, il Vesuvio imbiancato, bellissimo, con il Castel dell'Ovo, il lungomare, meraviglioso. Si avvicinano ovviamente, Giovanni, i tradizionali giorni della Merla, che sono quelli più freddi dell'anno, quelli di fine gennaio, 28, 29 e 30 gennaio. Intanto, diciamo, a parte questo, però ci sono tantissimi problemi ancora legati al maltempo e sono successe cose davvero incredibili. A Sant'Agata dei Goti, ad esempio, nel torrente sono finite le bare perché il cimitero è collassato. Noi vi abbiamo raccontato tante di queste vicende, però oggi parliamo di un'altra cosa, una vicenda gravissima che è successa a Villa Ricca, una vicenda che riguarda soprattutto l'area nord, ma che è una storia davvero di rilievo nazionale. Cioè, questa notte è esplosa una bomba a Villa Ricca, vero Marco? Sì, si tratta di una bomba carta esplosa intorno alle 3 di questa notte in via Giancarlo Siani. Si tratta di un'arteria stradale posta proprio al confine fra Giugliano e Villa Ricca, quindi piena area nord. Stiamo vedendo anche adesso le immagini della regia, una bomba carta intorno alle 3 posizionata davanti al cancello di questa attività commerciale. Si tratta di un'agenzia assicurativa e di cessione del credito. La bomba è deflagrata svegliando tantissimi residenti nel cuore della notte. La deflagrazione poi ha di fatto disintegrato anche un cartello, diciamo, pubblicitario. I detriti sono stati scagliati dall'esplosione anche sulla strada Si è e per capito perché? fortuna no, per fortuna non si registrano danni a cose o persone. Sono intervenuti poi i carabinieri della locale stazione di Villa Ricca guidati dal maresciallo Salvati che hanno effettuato i rilievi del caso e hanno anche interrogato poi i titolari per chiedere se eventualmente avessero Aspetta, avuto anche richieste. era una bomba carta molto potente, Ha perché guarda. sventrato di fatto il cancello d'ingresso e ha creato anche un buco nella saracinesca del Io, locale, diciamo, più che dell'attività bomba carta, commerciale. parlerei proprio di bomba, perché davvero, diciamo, l'esplosione, oltre ad aver destato grande paura e preoccupazione per tutti i residenti della zona, ma come potete vedere dalle nostre immagini, ha creato delle situazioni di danno davvero ingenti. Ha distrutto il cancello, ha distrutto la saracinesca, ha distrutto tutta quella che era l'insegna di questa attività. Insomma, davvero una brutta nottata per i residenti di via Giancarlo Siani, tra l'altro, una strada che porta un nome Siamo poi, legato. Giovanni, a 2 passi dalla scuola e anche a 2 passi all'ospedale di Giugliano. Sì, speriamo che si capisca che cosa è successo e che cosa È da soprattutto ha tempo, determinato Giovanni, mi questa cosa. permetto di aggiungere Prego. solo quest'ultimo dettaglio, è da tempo che non si registravano episodi bombaroli nell'area nord. L'ultimo risale al dicembre del 2021, quando a Varcaturo, se ti ricordi, fu fatta esplodere una bomba carta all'esterno di un centro scommesse in via Madonna del Pantano. Noi intervistammo anche il titolare di quell'agenzia di scommesse che si ribellò apertamente alla camorra e disse di non volersi piegare a nessuna richiesta estorsiva. Non sappiamo, ovviamente, non abbiamo elementi per dire che si tratti di un episodio simile, però è da tempo che non veniva fatta esplodere una bomba dalle nostre parti.
Va bene, allora noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità, però restate con noi perché subito dopo gli spot c'è il collegamento con Francesco Emilio Borrelli, parleremo di tante cose, parleremo della vicenda del giovane di Sant'Antimo che è stato ridotto su una sedia a rotelle da dei balordi, parleremo ancora della vicenda del Marconi di Giugliano e delle rapine, di altre rapine che sono state qui nell'area nord, perciò restate con noi perché ci sono altri importanti argomenti da affrontare. Dal 1910 le nostre carni sono scelte dai migliori punti vendita e dai più prestigiosi ristoranti, perché da 4 generazioni nella nostra famiglia la carne non è un semplice prodotto, ma una passione tramandata con cura. Selezioniamo i migliori pascoli e allevamenti italiani per offrire prodotti di alta qualità. Grazie ad un'organizzazione sempre all'avanguardia, distribuiamo in tutta la Campania e siamo in grado di offrire soluzioni convenienti al passo con le nuove esigenze del mercato per i nostri clienti. Gruppo Fontana Fontanella dal 1910, carni di alta qualità. Portatevi sull'obiettivo con una certa urgenza. Qui è tutto sotto controllo. Union Security. Sentirsi al sicuro. Sempre. Bentornati in studio. Allora, parliamo di una serie di argomenti importanti. Lo facciamo, come spesso capita, con l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, che noi chiamiamo Francesco perché è un nostro collega giornalista. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi. Allora, partiamo da un episodio molto importante, una storia che purtroppo a mio avviso è stata dimenticata e che fortunatamente, come spesso accade, grazie a Francesco viene tenuta in vita. Parliamo della storia di Gaetano, un ragazzo come tanti che a un certo punto si ritrova in una vicenda incredibile, ne parleremo, ve la racconteremo, molti di voi già la conoscono, e si ritrova su una sedia a rotelle senza più le gambe. Sì, è una vicenda che è avvenuta a Sant'Antimo in un periodo di circa 2 anni fa. Una mattina fu trovato, un tarda sera, anzi fu trovato questo ragazzo in una macchina a cui avevano sparato a bruciapelo dei colpi di pistola o di mitraglietta sulle gambe. I colpi ravvicinati ovviamente crearono un problema molto serio, perché da quella vicinanza praticamente avevano tranciato, come se delle cesoie avessero tranciato le gambe di Gaetano. Gaetano è stato tra la vita e la morte operato al Pellegrino, dove dovettero amputare le gambe, e poi una volta uscito fuori pericolo è stato costretto a subire tutta una serie di interventi al Tardarelli e in altri ospedali, e ancora oggi è sottoposto a alcuni interventi per cercare di migliorare la condizione per utilizzare poi delle protesi. Purtroppo è un calvario che lui continua a vivere. Un calvario particolare, anche perché all'inizio sembrava quasi che se l'era cercata lui, poi è stato chiarito che invece lui non c'entra nulla, come al solito. Quando avevano fatto capire che i genitori chissà quali erano, invece i genitori di Gaetano sono due lavoratori separati. La mamma fa un'attività privata e il padre è il proprietario e titolare di una lavanderia. Persone assolutamente incensurate e con nessun legame a livello familiare, con nessuna realtà di criminalità organizzata. Però è chiaro che quando ci sono una sparatoria, il primo pensiero, purtroppo sul nostro territorio avviene anche questo, è che in qualche modo fosse il regolamento di conti. Noi abbiamo raccolto dei fondi per le protesi bioniche di Gaetano, che non può ancora utilizzare, la ASL gli ha dato le attuali protesi, ma ieri è iniziato il processo che vedrà. Ecco, allora siamo a ieri, Francesco, vediamo il nostro servizio al TG che ha raccontato un po' quello che è successo ieri, perché tu, come al solito, non ti dai mai per vinto, hai organizzato un presidio fuori al Tribunale di Napoli Nord, Tribunale di Aversa, e vediamo nel dettaglio la giornata di ieri.
Signore, è stato scelto il rito abbreviato, ciò comporterà di fatti uno sconto della pena? Sì, un terzo della pena. Cioè, come si sente? Non bene. Avrei preferito qualcos'altro, però giustizia sia. Che cosa vorrebbe dire a chi ha ridotto suo figlio così? Non ci sono parole. Anche perché Gaetano sta continuando a lottare, si è sottoposto a più operazioni e ancora adesso dovrà sottoporsi. Sì, ha dovuto essere amputato ancora una volta. Ora sta facendo terapia per riprendersi e a marzo ritorneremo per gli aggiornamenti delle protesi. In più, dicevamo fuori dalle telecamere che la vita che vive qui è ancora più complicata perché le nostre città non aiutano per niente con le persone che hanno disabilità. No. Ogni volta che usciamo qui a Napoli c'è sempre un problema, anche per andare in bagno, perché non tutti hanno le corrette strutture per un ragazzo disabile, ma questo lo do in tutto qui, anche per un parcheggio, credimi, che ci deve anche litigare. Avendo mio figlio sulla sedia a rotelle, stanno occupati i passaggi da persone che non devono. È una brutta storia che noi stiamo seguendo fin dall'inizio. Abbiamo sempre supportato Gaetano e la sua famiglia nella richiesta di giustizia e condanne esemplari. Il processo arriverà rapidamente a un giudizio e c'è solo una cosa da chiedere: una condanna esemplare per coloro che hanno ridotto un giovane nel pieno della sua vita su una sedia a rotelle. Non vendetta, ma giustizia sì, e giustizia esemplare. Una storia assurda, Marco, noi l'abbiamo raccontata fin dall'inizio. Sì, l'abbiamo raccontata sin dall'inizio. Ovviamente quando lanciamo la notizia era il 20 settembre del 2020, sono andato a spulciare un po' i vecchi articoli, si pensava all'inizio ad un regolamento di conti oppure ad un raid di stampo camorristico. Invece il movente è ancora più sconcertante, perché a scatenare poi quella sparatoria nei confronti di un povero ragazzo indifeso sarebbe stato un litigio per motivi di viabilità. Quindi nessun regolamento di conti, non c'era l'ombra della camorra, ma è semplicemente un raid consumato tra persone che litigano nel traffico. Ci trovavamo lungo Corso Europa, quindi una delle zone più trafficate di Sant'Antimo, che porta poi a Via Colonne, quindi ad altri paesi dell'Interland come Giuliano o Melito, e al termine di una discussione scoppiata nel traffico i tre malviventi avrebbero scaricato 7 colpi di pistola sulle gambe del povero Gaetano. Cioè, che si deve avere nella testa, Francesco, per prendere una pistola e sparare un tizio solo perché ci hai litigato per una questione di traffico, perché semmai ti sei mandato a quel paese? Cioè, Francesco, non ti sentiamo, forse hai mutato il collegamento Skype. Avete ragione, scusate. Eccolo. Perché quando avete mandato in onda il servizio l'ho mutato per non dare rumori sottofondo. Il tema è sempre lo stesso: quando noi vediamo che le persone ammazzano il prossimo, fanno i peggiori reati, devastano gli ospedali, fanno azioni criminali e poi non vanno in galera oppure ci vanno per pochissimo tempo. È chiaro che la vita dei nostri concittadini diventa qualcosa che ha uno scarso valore, quindi anche per una rete di viabilità sono pronti a fare le peggiori cose. Purtroppo non è l'unico caso, ci meravigliamo, è la prima volta che succede. Non è la prima volta che succede che addirittura per questioni di viabilità, per questioni di fidanzate, per uno sguardo in un locale, per un atto fastidioso in mezzo alla strada ci si arriva anche a uccidere, e questo ci fa capire la deriva pericolosa nella quale viviamo. Per questo io continuo a dire che serve la certezza della pena. Noi non sappiamo se questi soggetti verranno condannati o meno,
ma se verranno condannati comunque faranno una pena molto light, perché avendo scelto il rito abbreviato avranno uno sconto, un super sconto di pena. La domanda che ci facciamo è: se io privo delle gambe una persona, la ammazzo e faccio pochi anni di galera, sono motivato o meno a rifarlo? Se mi sento autorizzato a rifarlo, secondo me sì. Ma io vi faccio sempre un esempio che per me è clamoroso: a Capodanno ci sono le vittime, persone uccise per l'idiozia o la mentalità criminale delle persone. Io voglio ricordare a tutti che un signore qualche Capodanno fa, affacciato nella zona dei quartieri spagnoli, fu sparato perché la figlia di un boss sparava in aria e morì sul colpo. La figlia del boss ha fatto pochi anni di galera, addirittura si è dichiarata nulla tenente e non ha neanche risarcito la famiglia. A un certo punto sembrava che la famiglia della vittima dovesse pagare lei le spese processuali, perché la figlia del boss aveva fatto in modo di risultare nulla tenente. Allora, Marco Ragno ti voleva fare una domanda. Sì, Francesco, sembra quasi che ci sia un filo conduttore che poi lega le tante vicende che ti ritrovi anche a raccontare in prima persona. Oggi parliamo di Gaetano, in passato abbiamo parlato di Maurizio Cerrato, quel padre di famiglia che è stato ucciso anche lui per motivi banali legati al parcheggio di un'auto. Poi hai raccontato la vicenda di Gianluca Coppola, ucciso e trucidato a Casoria, anche lui a colpi di pistola. C'è un filo conduttore che lega tutte queste storie: la violenza come metodo di risoluzione delle controversie. Non c'è legge, non c'è dialogo, non ci sono norme, ci sono alcuni soggetti che ricorrono alle pistole, alle armi per regolare i conti con le altre persone. Sì, è davvero una storia. Io lo ripeto. Prego, prego, Francesco. Io lo ripeto sempre con maggiore determinazione: finché ci sarà un consenso sociale rispetto a questi comportamenti, voglio ricordare a tutti che quando furono presi in un primo momento i presunti autori della gambizzazione di Gaetano e poi furono scarcerati, indipendentemente dal fatto se fossero colpevoli o meno, perché non voglio entrare, hanno fatto dei video e dei post con Rolex, bottiglie di champagne, mega feste, che insomma erano assolutamente inappropriati alla vicenda, perché alla fine, se la faranno franca o se saranno condannati, loro possono camminare sulle loro gambe. Gaetano no, e allora in ogni caso andava rispettato questo ragazzo, è cosa che non è successa. Cioè, dopo che è avvenuta una cosa del genere, tu sei stato in galera e poi esci perché il giudice valuta che non ci sono ancora sufficienti prove. Io penso che l'attenzione nel non avere comportamenti fuori luogo dovrebbe essere la prima cosa. Invece la prima cosa che fecero questi soggetti fu quella di farsi dei video su TikTok, ovviamente, e su Instagram, in cui festeggiavano, in cui dicevano parole, insomma, di scherno nei confronti di chi li aveva accusati, e mostravano i loro soldi, la famiglia, i leoni: siamo leoni, nessuno ci può fermare. E purtroppo dobbiamo dire che in alcuni casi sembra proprio che sia così. Cioè, alla fine, gli innocenti e le vittime rimangono sulle sedie a rotelle o dentro i cimiteri, e questi delinquenti sono a piede libero. Cambiamo argomento, ma parliamo sempre di criminalità, perché è stata anche questa una settimana di furti e rapine. Una particolarmente ferata c'è stata a Villaricca, con lo sfogo di un farmacista che non ne può più. Nel mirino dei malviventi restano ancora le farmacie. Un raid è stato messo a segno nella notte di domenica alla farmacia del Corso a Villaricca. Un furto d'almeno 15.000 euro di danni tra serranda di velta, casse e parafarmaci asportati. In primis denaro, la cassa automatica, quindi con tutto il danno che ne consegue, e ovviamente ciò che potevano poi eventualmente, probabilmente, rivendere a determinati mercati a noi non chiari. Almeno tre i ladri entrati in azione, che hanno agito praticamente indisturbati finché non sono scappati col bottino, temendo l'arrivo della vigilanza. Uno dei titolari dell'attività, con sede anche a Mugnano, ha deciso di denunciare lo spiacevole episodio attraverso i social, ricevendo tante reazioni di solidarietà.
Non un semplice appello alla sicurezza, ma un messaggio rivolto a chi magari gira la testa dall'altra parte o utilizzerà la refurtiva. Siamo un po' tutti complici, no? Quando fondamentalmente abbiamo un problema e abbiamo delle escamotage, no? Voglio un po' esprimerlo in questo termine, la questione. Utilizziamo degli escamotage per evitare, diciamo, di pagare un po' troppo in determinati esercizi commerciali, negozi che magari vendono, diciamo, determinati articoli in maniera lecita. Il secondo messaggio invece è più di valore. Per me il lavoro è un valore che bisogna onorare come tale e con tutto ciò che ne consegue. Il farmacista si rivolge quindi non ai ladri, ma direttamente ai cittadini. Sì, il ladro o farmacia o tabaccaio o negozio di abbigliamento non interessa, perché a loro interessa fondamentalmente il denaro. Quindi fondamentalmente loro non credo che siano così sottili da aver visto che fondamentalmente lì fuori c'era una croce. Per quanto riguarda il valore, che un po' tutti siamo complici quando fondamentalmente, come dicevo in separata sede, no, se si rubano la tua radio, portavo questo esempio, dovresti andare dal negozio di autoricambio o comunque da un rivenditore ufficiale e comprare la tua radio e non rivolgerti a personaggi ambigui. Dal grande sostegno ricevuto però la forza per ripartire subito. Messaggio appunto di, come dire, di mettere un po' il pensiero, nel senso che far riflettere un po' a determinate persone, tutti noi, quando facciamo delle cose che sono eticamente sbagliate. Tutto questo non deve essere visto in maniera triste o comunque con occhi pieni di lacrime o cose del genere struggenti. Secondo me la strada è quella di denunciare, vedere la realtà com'è e poi affrontare sempre il futuro con sorriso. Insomma, Francesco, anche qui un'operazione verità che fa questo farmacista: chiede alle persone di dire non collaborate con chi vuole fare ricettazione, fondamentalmente poi quello è il tema. Ma scusatemi, se non ci fossero le persone che si comprano i pezzi di ricambio chiaramente rubati delle macchine, quel mercato non esisterebbe proprio. Quindi purtroppo io sono perfettamente d'accordo con questo farmacista, d'altronde ha contattato anche me per raccontarmi questa vicenda allucinante. Il tema è che non basta pensare che soltanto le forze dell'ordine o la magistratura potranno risolvere i problemi del nostro territorio. Serve un cambiamento di azione, di visione sociale e culturale sui nostri territori. Significa smetterla con l'omertà, metterci la faccia, non girare la testa all'altra parte, denunciare, isolare socialmente e culturalmente i violenti o i cialtroni o gli incivili, tanto per cominciare, non applaudire e non esaltare i boss di Camorra. Insomma, è un lavoro notevole e purtroppo ci vorrà del tempo. Io ritengo che noi siamo la minoranza in questo momento sul nostro territorio, non la minoranza di persone per bene, perché è chiaro che la maggioranza degli abitanti non sono delinquenti, ma possiamo dire che la maggioranza di noi napoletani, intesi come abitanti di Napoli e provincia, siamo persone disponibili a rispettare le regole, a fare la nostra parte e a non fare certe volte i furbetti. Io direi che per onestà intellettuale dobbiamo dire no. Allora Marco, però non è l'unica rapina di questa settimana, ce ne sono state varie. Ci sono state varie, diciamo, ci sono stati, soprattutto oggi almeno ci ritroviamo a raccontare diversi episodi di microcriminalità. Innanzitutto una bomba carta esplosa a Villaricca in via Giancarlo Siani, ne abbiamo in parte già parlato. E poi ci sono state tre rapine messe a segno tra Giuliano e Casandrino nella serata di ieri, nel giro di un'ora. Alle 21.20 un comando armato composto da tre persone incappucciate e con fucile hanno messo a segno un raid ai danni di un bar all'interno di un distributore di benzina sulla via Appia. Poi probabilmente lo stesso comando dopo un'ora ha colpito anche altre due attività commerciali, una caffetteria e una pizzeria nella vicina Casandrino. Indagano i carabinieri che hanno acquisito ovviamente anche le immagini di videosorveglianza per ricostruire i tre raid, però è un'escalation che sembra non avere tregua, perché sulla stessa via Appia il 24 dicembre scorso abbiamo raccontato anche l'assalto al caseificio francese che avrebbe dovuto inaugurare il giorno dopo. I malviventi si introdussero all'interno dei locali durante l'orario notturno e portarono via un bottino da 80.000 euro. Quindi quasi quotidianamente ci ritroviamo a raccontare di rapine, furti o raid. Insomma, la situazione è sempre abbastanza complessa, questa che viviamo nell'area nord.
Pensate che a Mugnano i carabinieri hanno fatto dei controlli in un calzaturificio e vanno trovato un po' di tutto. Il nostro servizio, il servizio che abbiamo fatto al nostro telegiornale, che forse la regia riesce pure a farmi vedere, è diventato un trend topic su TikTok, perché Marco ha raggiunto quanto? Più di 1 milione di visualizzazioni. Ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni, poi c'è anche un aspetto tragicomico, se vogliamo grottesco, perché l'audio poi di quel video è stato in qualche modo estrapolato dagli utenti ed utilizzato quasi come un meme da lanciare sui social, come sottofondo di altri filmati o di altri video ironici. Non so se riusciamo a vederlo questo filmato, regia, dammi un cenno di sì o di no. Che era un sì o un no, tu hai capito? No. Non abbiamo... Ah, eccolo, eccolo, sta arrivando, la nostra regia fa i salti mortali per noi, grazie. Armi, droga, soldi, ma anche maschere e parrucche. È la scoperta effettuata dai carabinieri che hanno eseguito una serie di perquisizioni a Mugnano. Il bilancio del blitz nella cittadina nord di Napoli, oltre ai sequestri, è di 4 arresti. I militari sono giunti in un calzaturificio gestito dal 51enne Raffaele Maisto. Oltre alla produzione di scarpe, qui però erano custoditi 5 kg di cocaina ed oltre 2 kg di hashish. Poi due pistole con matricole a brase, di cui una con selettore di tiro a raffica e silenziatore, migliaia di proiettili anche per Kalashnikov ed oltre 140.000 euro in contanti. Un tesoro criminale, ma non è finita qui. C'erano anche i camuffamenti stile film hollywoodiano usati dai criminali per agguati o rapine. I carabinieri hanno perquisito poi le abitazioni del 36enne Giacomo Vallefuoco, della 62enne Antonietta Sarnataro e del 45enne Raffaele Marrone. Anche nel corso di queste perquisizioni sono spuntati tanti soldi in contanti, hashish, marijuana e cocaina, oltre ad un fucile calibro 12 con matricola brasa. Nei controlli effettuati anche insieme al gruppo di Castello di Cisterna sono state denunciate pure due persone trovate complessivamente con 13.000 euro ritenuti provento illecito. Gli arrestati sono finiti in cella mentre proseguono gli accertamenti sui possibili collegamenti con le organizzazioni criminali attive nell'area nord. Insomma, Francesco, succede proprio di tutto nell'area nord, eh? Veramente non ci facciamo mancare niente. Possiamo dire che per ora la situazione è fuori controllo. Io penso che al di là dell'aumento di numero di forze dell'ordine è palese che per ricostruire un sistema sociale degno di questo nome bisognerà lavorare a lungo, bisognerà avere tanti uomini di buona volontà, amministratori capaci e integerrimi, cittadini che scelgano di comportarsi in un modo esemplare a prescindere dal fatto che ci arrivi la multa o meno. Lungo percorso. Uno dirà: ma che c'entra questo con la criminalità? La criminalità, la deriva delinquenziale, la camorra crescono e proliferano in situazioni di questo tipo. Il rischio che si corre, e questo l'ho detto pure nelle battaglie che stiamo facendo nei confronti dell'autonomia differenziata, è che ben presto ci sarà poco da rubare, perché la situazione generale sui nostri territori è molto grave dal punto di vista economico e sociale, e ritengo che sia molto probabile che con l'autonomia differenziata noi avremo un depauperamento ancora maggiore. Tra poco si ammazzerà per una caramella o per un pacchetto di sigarette. Allora, mentre succede tutto questo, però, il baluardo nei confronti delle nuove generazioni per educarli al meglio dovrebbero essere le scuole. Invece a Giugliano, grazie a delle scelte scellerate, diciamolo pure, della città metropolitana, che non è riuscita a organizzare le cose in una maniera dignitosa, una scuola si trova da settembre a fare i turni serali. Parlo del Marconi, che tra l'altro è una scuola simbolo, perché con i suoi corsi di moda e di audiovisivi sforna ragazzi molto in gamba. Pensate che oggi il Marconi, con i suoi alunni e con le sue creazioni, rappresenta la regione Campania a Madrid in un grande expo. Però guardate che cosa è successo ieri: gli studenti, che sono delle persone eccezionali, perché per 4 mesi non hanno protestato, perché gli avevano garantito che a gennaio sarebbero tornati in classe in delle strutture provvisorie. Questo logicamente non è successo, perché da noi le istituzioni non mantengono la parola
troppo spesso e perciò loro giustamente hanno deciso di fare scuola così. Stiamo colorando con i gessetti e facendo le aule, ci sediamo a terra e facciamo lezione, dato che ad oggi non abbiamo un istituto. Aule disegnate a terra, ogni studente nella propria classe. I ragazzi del Marconi inscenano un flash mob in piazza Matteotti a Giugliano. Lezioni in strada per chiedere a gran voce una scuola. Abbiamo deciso di fare questo flash mob anche perché stiamo scioperando una settimana intera e per dire al popolo giulianese, a tutti quanti, che ad oggi non abbiamo una scuola, anche se abbiamo fatto un corteo, la preside si sta facendo in quattro per noi, è molto presente nelle nostre cose. Sono mesi che gli studenti del Marconi sono costretti a turni pomeridiani divisi in più plessi. Avrebbero dovuto già prendere possesso della scuola nuova, ma ancora nulla di fatto. Protestano e chiedono una sede per loro e anche per i tanti altri che desiderano intraprendere il loro stesso percorso di studi. Ai ragazzi che si devono iscrivere per settembre di farlo, perché a settembre avremo una nuova struttura che sarà nostra del Marconi anche prima di settembre e faremo anche un open day alla Villa Gallo. Francesco, una situazione assurda, mi verrebbe da dire qui ci vuole Borrelli. No, io vi voglio far presente una cosa. Io prima parlavo dell'autonomia differenziata. Voi vi rendete conto che per ogni cittadino campano ad oggi lo Stato spende 13.700 euro per sanità e scuola. Per ogni cittadino lombardo vengono spesi 19.000 euro. Come possiamo reggere una situazione del genere? E tenete presente che la Campania è la regione ancora oggi più giovane d'Italia, una delle più giovani d'Europa, cioè con un altissimo numero di giovani. Allora è evidente che, torno a ripetere, ci vogliono azioni territoriali, una scelta nostra di tutta la cittadinanza, un'azione anche politica trasversale, perché in un sistema iniquo noi siamo trattati ancora peggio. Poi, onestamente, bravo, chi sbaglia paga. Io credo che la dirigente e la responsabile di questo disastro dovrebbe essere mandata a casa, ma purtroppo il nostro è un paese in cui anche la burocrazia riesce a farci piangere e certe volte riesce a essere più pericolosa della criminalità organizzata. Allora, noi ringraziamo Francesco Emilio Borrelli anche oggi, abbiamo fatto un po' il punto su quello che è accaduto in questa settimana. Francesco, i programmi per la prossima? Beh, io lunedì sarò a Caivano perché c'è... Dal 1910.